Amici sportivi di Oro, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte, la 18ª puntata di Sky Online TV, il magazine televisivo di Oro, tutto dedicato al mondo dello sci e degli sport invernali. Giuliano Razzoli torna sul podio ed è la 7ª volta per lui. L'azzurro arriva secondo con 56 centesimi di ritardo dietro all'austriaco Marcel Hirscher. Nello slalom maschile di Coppa del Mondo Audi FIS Alpine Ski World Cup stagione 2011-2012 dell'Alta Badia. È la prima volta che Razzoli va sul podio in Italia ed è ancora una volta la Val Badia a regalare all'Italia questa primizia. Giuliano Razzoli ha compiuto il 18 dicembre i suoi 27 anni e il 19, nel giorno del compleanno di Alberto Tomba, si è fatto il regalo più bello. Ottima la prova degli altri azzurri, 3 nei primi 10, 6° Christian Deville, 7° Patrick Thaler, 8° Stefano Gross. Peccato per Manfred Mölge che stava filando come un treno, ma ha commesso un errore nella seconda manche ed è uscito. Nella prima manche era saltato Roberto Nani. Ed è mancata solo la vittoria all'Italia in questo secondo slalom stagionale, che ha dato una volta di più la dimostrazione della potenza della squadra italiana, per il 6° anno consecutivo sponsorizzata da Audi Italia, main sponsor della nazionale italiana, con il logo presente sulle divise ufficiali e sulle tute da gara. Tutti gli azzurri in gara sono atleti da podio, nessun altro team ha questa potenza. La gara è stata palpitante, prima grazie a Thaler, che ha saputo risalire dal 26° posto fino al 7° finale, guadagnando ben 19 posizioni. Stefano Gross è risalito insieme a Thaler fino all'8°. Christian Deville ha completato il portone azzurro con il 6° posto. Intanto, durante la rimonta degli italiani, la leadership era nelle mani del tedesco Felix Neureuther, che alla fine sarà 3°. Razzoli, per mantenere il podio, doveva superare Felix. Lo ha fatto grazie a un ottimo finale, dopo aver commesso un piccolo errore nella parte alta del tracciato, che ha fatto tremare il pubblico. Ma i 4 centesimi di vantaggio dell'Emiliano sono stati sufficienti per farlo salire fino alla seconda posizione finale. Inarrivabile oggi Marcel Hirscher, ma la squadra italiana è la più forte del circuito. La presenza di Audi, il famoso marchio automobilistico tedesco nel mondo degli sport invernali, è molto importante. Audi è title sponsor della Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile e femminile, infatti la Coppa si chiama Audi FIS Ski World Cup. Audi è co-sponsor delle 10 nazioni al mondo più forti nel mondo degli sport invernali, oltre all'Italia, la Francia, la Germania, l'Austria, la Svizzera e anche gli Stati Uniti d'America. Audi è presente in tutte le gare della Coppa del Mondo di Sci con un proprio motorhome che è il punto di ritrovo di tutti gli appassionati del circo bianco. Audi espone le proprie autovetture visibili a tutti. Qui vedete il nuovo Q3, il SUV ideale per la città e per la famiglia, ultimo nato del famoso marchio automobilistico tedesco, lanciato a settembre 2011. Q3 che prosegue la grande tradizione di Audi nelle quattro ruote motrici, trazione integrale, proprio creata da Audi nel lontano 1980. Siamo nel comprensorio della Damello Ski, uno dei comprensori sciistici più belli d'Europa, un comprensorio che unisce la Lombardia e il Trentino. Si parte dai 1100 metri di Temù in Alta Val Camonica in provincia di Brescia, si arriva a Vermiglio in provincia di Trento passando per il Ponte di Legno, il Passo del Tonale, il ghiacciaio Presena e appunto sciare in questo bellissimo territorio, oltre 100 km di pista. E qui c'è la pista più lunga d'Europa che parte dai 3000 metri, il ghiacciaio Presena, e arriva sino ai 1100 metri di Ponte di Legno. Siamo con uno dei grandi fautori, questo Damello Ski, Alessandro Mottinelli. Insomma, 100 km di piste, tanti alberghi, un tonale che si è rinnovato, una Damello Ski sempre vincente nella formula dello sci estivo ed invernale, tante novità di questo 2012, la famosa Passo Paradiso, la cabinovia, ma all'arrivo avete fatto questo nuovo rifugio ideale per chi viene a sciare in questo bellissimo comprensorio. Quali sono le caratteristiche e gli investimenti per fare un così bello rifugio? Sì, allora, già aperto un po' in sordina l'anno scorso, quest'anno si presenta con una nuova gestione a 2500 metri,
vetrate che danno sulle piste della Cima KD, un bellissimo self-service, una terrazza che vede il ghiacciaio, un altro rifugio dopo la baracca, abbiamo il ristorante Paradiso. Quest'anno riaprirà anche il Faita, storico rifugio sulle piste, per cui sempre nuove attenzioni per i frequentatori di Adamello Ski. 100 km di piste sono una realtà sempre più apprezzata dai nostri sciatori. Ecco, hai parlato di rifugi, di novità, ma grande novità per i prossimi inverni è il rifacimento di tutti gli impianti del ghiacciaio Presena. Poi dici qualcosa in anteprima, so che è un progetto ancora sulla carta, non avete, siete un po' restii a parlare di questo, ma ci sono delle grosse novità che riguardano anche il ghiacciaio Presena. Sì, dopo il grande sogno noi continuiamo a sognare. Una riqualificazione del ghiacciaio Presena prevede un rifacimento degli impianti partendo proprio qui dal Passo Paradiso con una nuova telecabina che arriverà, speriamo, proprio al Passo Presena, quindi finalmente ci darà modo di affacciarci sul pian di neve, quindi anche i turisti nel periodo estivo senza sci potranno arrivare al passo a 3100 metri e vedere i veri ghiacciai dell'Adamello. Vedere la Lobbia, il Mandrone e il bellissimo Adamello con le sue grandi immagini storiche di qui che hanno fatto veramente pagine importanti della nostra storia italiana, confine fra l'Italia e l'Austria e la guerra del 15-18. Sì, è sicuramente emozionante affacciarsi su un panorama che per chi non è abituato a vedere panorami del genere è veramente emozionante. In questa puntata siamo venuti a sciare nel bellissimo territorio di Bergamo. Siamo con il presidente della Turismo Bergamo, il dottor Silvano Ravasio, che è il presidente di questa associazione che comprende tutti i territori sciistici della provincia di Bergamo. Quali sono nello specifico i tanti territori della vostra zona, che è una zona ricca di sport, ricca di turismo e ricca che fa anche bene alla nostra economia, presidente? Certamente sì, Turismo Bergamo si occupa della promozione turistica di tutto il territorio della Bergamasca, quindi dallo sciare alla montagna, al camminare, le bellezze artistiche e culturali, dall'enogastronomia. Quindi oggi presentiamo le nostre montagne che sono pronte, belle, a ricevere con la neve tutti i turisti che ci vogliono sicuramente visitare. Oggi giorno fortunato, tanta neve, un inizio d'inverno un po' frenetico dal punto di vista climatico, perché noi abbiamo la neve, invece qui a Bergamo la neve c'è e tanto, è un messaggio importante per i tanti turisti lombardi e non solo che apprezzano la montagna bergamasca per venire a sciare. Certamente sì, lo vediamo, tantissima neve, sta nevicando molto bene, quindi siamo soddisfatti di questo, anzi vogliamo offrire a tutti i nostri turisti non solo questo spaccato di neve importantissimo su tutto il nostro territorio, ma chi ci viene a trovare tante bellissime altre sorprese che poi vi diciamo e vi elenchiamo. Ecco, ci avete un sito molto aggiornato e poi una curiosità che veramente mi ha colpito, Bergamo e il suo territorio è apprezzato anche dai tanti turisti stranieri che grazie all'aeroporto di al serio, un aeroporto low cost ma apprezzato soprattutto dai turisti nordici, vengono qui a Bergamo a sciare e quindi portano soldi e portano tanta economia al vostro territorio. Certamente sì, grazie all'aeroporto low cost, a Ryanair, a tutte le compagnie aeree che gravitano sulla nostra città, il nostro territorio è significativamente invaso, tra virgolette, con piacevole sicurezza da tanti turisti norvegesi, finlandesi, australiani, ne abbiamo visti in questo periodo grazie a una mostra che il comune di Bergamo sta portando in Australia, ma anche altri provenienti. Ma non ci dimentichiamo i nostri vecchissimi e amicissimi turisti della vicinanza di Bergamo, quindi Milano, Varese, Como, Brescia, che ci vengono a trovare qui nelle nostre bellissime vallate. Ecco, presidente, avete un sito molto aggiornato per promuovere il vostro territorio. Qual è il vostro sito? visitbergamo.it. In questa puntata andiamo a sciare in Val di Fassa. La Val di Fassa è una delle zone turistiche più belle della nostra Italia. Parliamo delle grandi potenzialità di questo territorio con Livio Gabrieli, che è responsabile della comunicazione dell'azienda per il turismo della Val di Fassa. Quali sono, Livio, in Val di Fassa le ricezioni alberghiere? Ma è molto consistente, abbiamo 300 alberghi con ben 17.000 posti letto, poi tutta una serie, quasi 20.000 nel settore extraalberghiero. Ma quello che conta è la grande qualità, se qui parliamo poi solo di alberghi, del sistema, perché tutte le strutture dai 3 stelle in su sono dotate, sono state recentemente rinnovate e soprattutto quello che la gente apprezza sono quasi tutte dotate di interessanti e modernissimi centri wellness che per un verso danno un momento di relax
a chi è stato 7-8 ore sugli sci a fine giornata, ma possono essere addirittura un'offerta in se stesse per chi non scia o per chi da una vacanza semplicemente vuol portarsi a casa un relax psicofisico per ritornare a lavorare in piena forma. Una grande ricettività alberghiera in Val di Fassa, ma cosa avete come offerte per le famiglie e i bambini? Ma per i bambini soprattutto ben 6 asili della neve dove i bambini possono essere affidati a mani esperte, liberando completamente i genitori dall'obbligo della custodia, quindi riprendono a fine giornata completamente rilassati e tranquilli. Per avere maggiori informazioni avete un sito aggiornato che si può cliccare e avere le novità della Val di Fassa. Che riporta tutte le informazioni aggiornate www.fassa.com. Amici sportivi di Orio, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminata, è finita la 18ª puntata di Sky Online TV, il magazine televisivo di Orio, tutto dedicato al mondo dello sci e degli sport invernali. In questa puntata, come avete visto, abbiamo parlato delle grandi novità di questo inverno 2012, di sci alpino, di sci alpinismo, abbiamo parlato anche di Ciaspolada qui da Campo Carlo Magno per la seconda edizione della Ciaspingo. L'appuntamento ritorna settimana prossima, nell'ultima puntata della 13ª edizione di Sky Online TV parleremo sempre qui da Campo Carlo Magno di sci di fondo con i campionati italiani assoluti. Ci vediamo quindi settimana prossima. Se volete avere maggiori informazioni sulle nostre produzioni televisive, consultate il nostro sito che è www.gto2000.it. Ciao, arrivederci la prossima settimana. Floriano Moboni.